Vuoi acquistare i giochi a prezzi bassissimi? Passa nel link in descrizione. Ma se esiste qualcosa che può aiutarti a scacciare quelle ombre dal tuo cuore. Attenzione. Sigurd è arrivato. Giù al molo, c'è la sua nave. Ok. La missione di famiglia è stata completata. Altri due punti talento, sì. Comunque Claude, sì, quello che hai scritto su WhatsApp, sì, va bene. Comunque, minchia, gli Assassin's Creed c'hanno sta roba che i filmati non finiscono più, eh. Cioè, i filmati durano una caterva. Una caterva, non lo so, caterva credo. Ehi, piano con quella. Eivor! Sigurd! Ah, ma guardati, Drengr furiosa! Hai combattuto senza di me? E tu, vichingo speziato! Nella tua barba sento la puzza di 10 regni diversi. È solo l'inizio. Randvi, mia cara moglie, tuo marito ritorna con doni e ricchezze per tutti. E con nuovi amici. Esatto, Basim e Hitam. Li ho incontrati a Miklagard e mi hanno svelato antichi segreti. Ma? Siamo grati a Sigurd per il suo invito e ansiosi di rendere omaggio al vostro re. Mio fratello è sempre molto attento alle sue compagnie. Se potete stargli a fianco incolumi... Vi piacete? Ah, Eivor. Riprenderemo le presentazioni dopo che avremo mangiato. Andrò da mio padre a riferire del mio viaggio. Questa mattina abbiamo incrociato una nave di mercanti. Hanno detto che il morso di lupo era prigioniera di Chiotve. Hanno tralasciato il finale. Ho ucciso i miei rapitori e recuperato la ciurma. E per questo tuo padre mi ha rimproverata. Tu sai come la penso, fratello. Solo la guerra può scacciare Chiotve da queste terre. Ma il re non è d'accordo. Lo so, lo so. Mio padre pensa troppo e agisce poco. Ma da oggi non più. Te lo prometto. I templari, a breve il nome signori, Chiotve templari. Lo spietato non sarà che un'imprecazione pronunciata dagli ubriaconi. Vabbè, non è un easter egg, però quasi come se lo fosse, no? Ah, padre. Questa sera dobbiamo celebrare il tuo ritorno, Sigurd. Le tavole sono imbandite con orzo e agnello, pane e idromele. Va più che bene, ti prego. Non voglio niente che non offriresti a un servo. Lascia che sia io a onorarti. Porto doni e storie da terre lontane. Dopo due inverni di viaggio, ne ho in abbondanza. Molto bene, molto bene. Vieni dentro. E quando saremo sazi e soddisfatti, padre, parleremo di Chiotve e del suo clan e di come metteremo fine al loro terrore per sempre. Ci ha tormentati troppo a lungo. Non ha fatto che umiliarci. Io lo so bene. E anche Eivor. Deve finire, ora. Sì, certo. Quando sarà il momento. Claude, nel primo non ci stavano i templari. In Russia abbiamo navigato e razziato lungo il fiume Volga, sotto piogge di lance di tribù sfuggenti. A Miklagard abbiamo visto uomini coperti di ricchezze vivide come il Bifrost, di cui ci siamo impossessati, ovviamente. Abbiamo visto Roma, poi l'Africa. La Madonna. Vasti oceani di sabbia, guerrieri di ogni colore, meraviglie tali da accecare. Scusi, signor Sigurd, potrei venire con lei? Riprendo tutto, faccio un mega vlog? Grazie. E ora sono tornato, con ricchezze e gloria da condividere con la mia famiglia, i miei amici, i miei Drengr. Prendete ciò che volete dai miei averi, poiché questo è solo un assaggio di ciò che verrà. Domani il clan del Corvo rinascerà. Skål, Sigurd! Skål!
E tu, Skoll. Eivor, vieni. Ho qualcosa di speciale per te. Non erano i crociati, Claude, i primi? I primi assassini non erano quelli delle crociate? Ho pensato a lungo a un dono degno di te. Hai stimolato la mia curiosità, fratello. Cos'è? Non ancora. Prima bevi. Alla mia prima notte a Fornburg in oltre due inverni. Voglio finire fradicio, vedere doppio e urlare alle ombre dei troll. E vuoi che anneghi in un mare di idromele con te? Sì, noi siamo inseparabili, Drengr. Ora bevi. Faresti impallidire anche Thor. Avrei dovuto andarci piano. Tu rendi ogni cosa una sfida. Questa roba è forte. L'avere a respirare per te, ogni cosa può diventare una sfida, fratello. Devo stare pronta. Questo è vero. È bello averti qui, Sigurd. Sì, tutto questo mi è mancato. Quando ho conosciuto Basim, gli ho raccontato le nostre storie. Ed è allora che ho provato un forte bisogno di tornare. Ecco gli assassini. Vieni. Questo ci porta al tuo dono. Questi uomini straordinari mi hanno fatto da guida nella loro patria, il Califfato Abbaside. Il loro clan non si fonda sul legame di sangue, ma su un'idea, una confraternita di ombre che esercita la sua giustizia. Nel tempo trascorso insieme mi hanno rivelato molti dei loro segreti e gliene sono grato. E ora... Ezio! Eccoti in dono uno di questi segreti. Un'arma per una guerriera eccezionale. No, vabbè... No, vabbè... Dai, un'arma splendida, dai. La fattura è squisita. Quale fabbro può forgiare un'arma simile? È uno strumento più che un'arma, di cui ci serviamo da secoli per combattere l'ingiustizia e il male. Mentore, mi oppongo. Tutto questo è inopportuno. La lama è uno strumento sacro. Non idolatrare un pezzo di metallo, Hitam. Ciò che conta è lo spirito di chi ne fa uso. Avanti, provala. Posiziona la lama sotto l'avambraccio per nasconderla al tuo bersaglio. Non ho intenzione di nasconderla e preferirei non commettere il vostro stesso errore. Oh, oh, oh. Mi piace. Non è un errore. Invece... È un sacrificio volontario per provare la nostra devozione a... Un buon inizio, Eivor. Ma devi imparare a usarla con efficacia. Usciamo. È meglio non farsi vedere. Dopo di voi. Cioè, invece che tenerla come gli assassini, no? Sotto al polso lei lo tiene sopra. Alla faccia dei Rugaz. Questo vostro clan ha un nome? Certo. Ma tra le regole del credo c'è la promessa di non rivelare mai troppe cose agli estranei. Col tempo ne saprai di più, ma non qui, dove anche i muri e gli alberi potrebbero ascoltare. Non vedo l'ora. Il doppiaggio, ecco, non mi piace. Lascia che ti mostri le tecniche basilari. Se maneggiata con abilità e attenzione, la lama può uccidere all'istante. Quando ti avvicini al bersaglio, decidi quando colpire. Il tempismo... Ah, devo stare alle spalle, forse. No. Ah, perché non è questo l'obiettivo, ok. Ok. Ben fatto.
Non ho mai visto una lama tanto affilata. Alcuni bersagli sono più normale. Difficili. Tienilo a mente prima di colpire. Discreto tentativo. Abbattilo dalla sporgenza. Che vuol dire? Vabbè, siete che non gioco tutti i giorni questi giochi, eh? Esatto. E questo sarà utilissimo, signori. Che ne dici di una vera spada? Piomba su quel bersaglio dall'alto. Aspetta, allora. Oh, devi salire. No, Claude, non sei bloccato la live. Quella madonna. Un colpo perfetto. Sfrutta l'ambiente circostante se puoi. Colpisci da quel mucchio di fieno, per esempio. Così, proprio così. Vabbè, questo è un tutorial, ragazzi, però... Mentore, Eivor vuole unirsi a noi? Non che io sappia. Allora perché offrirle la lama? Abbiamo molti altri. Hitam, silenzio. Sei abile con la lama. Lasciamo Eivor a divertirsi con il suo... Con il suo giocattolo. Andiamo al molo a vederci la brezza. Ok. Andiamo a parlare con loro. Cosa ne pensi dei miei nuovi amici? Sembrano generosi e minacciosi in ugual misura. Capisco cosa intendi. Sono anche molto istruiti. Sono veri maghi nell'uso dei numeri e della scrittura. Azza. Basim mi ha rivelato moltissimo sul mondo. E io condividerò ogni cosa con te quando sarà il momento. Ah, mi mancavano gli odori di casa. Sei tornato per rimanere o intendi unirti a questa confraternita di ombre? Ora non parliamone, Eivor. Oggi siamo di nuovo insieme. Ciò che conta è il presente, il nostro legame, il clan, la gloria. Mi sei mancato, fratello. In questi ultimi mesi la tua lucidità e la tua audacia ci avrebbero fatto comodo. Tu mi lusinghi, Eivor. Continua pure. Da qui al Valhalla sarò sempre al tuo fianco, Sigurd. Sempre. Questo fiordo si è fatto troppo stretto per me. O sono io a essere cresciuto? C'è così tanto da scoprire oltre queste vette di pietra. Inghilterra, Irlanda, il Regno Franco, verdi terre fiorenti da razziare. Domani rinnoveremo la guerra contro Chiotve. Ci riprenderemo le nostre terre e costruiremo un nuovo regno per noi. Sono con te. Attenderò l'ordine. Bene. Riposati e torna qui alle luci dell'alba. Le Norne hanno parlato. Tu tradirai... No, ti sbagli. Scusate, non è possibile. Odino si è opposto al suo fato. Lo farò anch'io. Tu tradirai Sigurd. Merda. Guerrieri di Chiotve. Scusatemi, ero mutato, non me ne ero accorto. Vi avevo detto che praticamente io avevo... Ho ancora Assassin's Creed per il Nintendo 3D. 3DS, DSi, vabbè. No, dovevo... Merda, dovevo utilizzare il coltellino. Non sarebbe mai venuto da solo. Devo trovare gli altri. E qua, eh. Ah! Ho capito, stanno qua sopra. Grazie, Claude. Stanno qui sopra.
Buonanotte, voglio cercare io. Aspetta, ma io ho pingato là. Che cosa vedi? E come faccio a mettere il... Ah. Niente, come l'ho detto. Ho un brutto presentimento. Siamo solo in tre. Dobbiamo fare rapporto a Norval. E in fretta! Possiamo riferire a Chiodbe delle navi. O possiamo donargli la testa di Sigurd Styrbjörnsson. Cosa preferisci? D'accordo. Not bad. Okay. Devo informare Sigurd. Va bene. Tanta roba. E alzati. Ok, quindi quando c'è la zona verde col falco e c'è qualcosa che devo fare, giusto? Grazie. Eh no, perché sono ancora all'inizio, non capisco bene queste cose. Non ho giocato molti Assassin's Creed. Questo è figo sia per la storia che per come è fatto. Andiamo da Sigurd, un cacchio si chiama. L'ultima missione, ragazzi, poi stacco, eh. Più attendiamo e più Chiodbe si rafforza. Siamo troppo pochi per attaccare la fortezza di Chiodbe. Le perdite ci sarebbero fatali. Ci sono già state fatali, padre. Se non tagliamo la testa della serpe, ci avvelenerà ogni giorno, goccia dopo goccia. Il veleno contamina già le nostre acque. Eivor, ma che ti è successo? Spie nel nostro campo. Tre uomini inviati da Chiodbe per ucciderci. Ho reso loro il favore. Ecco, hai sentito? A questo ci porta l'attesa. Questo affronto va ripagato. Venivano da Notfall, il villaggio di balenieri che Chiodbe controlla. Lo colpiremo lì. Bruceremo tutto prima che venga a sapere delle sue spie. Potrebbero essercene altre. Andrò a controllare mentre tu raduni la ciurma. Non serve. Manderò Hitam a ispezionare la zona. Ci penserà lui mentre noi saremo via. Noi? Intendi venire con noi? Io non ambisco al Valhalla come voi, ma questa non sarà certo la mia prima battaglia. Tutto questo non mi piace, ma non vi ostacolerò. Non condurre mio figlio nella tempesta che ti segue. Comunque... L'assassino c'è un doppiaggio di mercanzia. Che bug. Via, verso il mare. Ok, facciamo, come ho già detto, quest'ultima missione e poi ce ne andiamo a dormire. Impossibile usare le vele. È ora di spiegare la vera, Eivor. Ok, andiamo a salvare. I corvi conquisteranno Notfall per... Venite, distruggete tutto! Bruciate, razziate! Che tutti i fedeli di Chiodbe assaggino il nostro acciaio! Ok. Con Q mi pare che si para. Non c'è gloria per te! Per chi parteggerai? Ah, è vero che c'ho lo scudo ora.
È vero, non mi ricordavo sta cosa. Madonna. Beh, sono proprio aggressivo io. Altro che. No, non voglio prendere fuoco anch'io. E ho preso fuoco. Non mi ricordo come mi curo. In dubbio vado in acqua. Ah, mi sono spento, ok. No, perché non mi va di morire. Altra gente, ok. Ottimo. Aggiungi Sigurd. Cacchio di zio. Brucio. Ma perché ho preso fuoco? Vabbè, sta cosa non la capisco. Vabbè, sono morto. No, ma quasi. Com'è che ci si cura? Non ho cibo. Ma è possibile sta cosa? Non ho cibo, non ho niente con cui curarmi. Non ho nulla con cui curarmi. Ok, sono della merda. Comunque veramente forse dovrei provare col pad, perché mouse e tastiera, i tasti sono un po' scomodi. Dirmi che si gode. Salute, clan del corvo. Avete colto una messe di sangue. Chi sei, straniero? Dici il tuo nome. L'ho già visto. Quest'uomo si è incontrato con tuo padre. Proprio così. Sono Guthorm, zio di re Harald del Nord. Parlo a nome di mio nipote quando è necessario. Questa non è terra di Harald. Perché invia i suoi guerrieri così a sud? Puoi chiederlo a lui direttamente, mio re. Grazie, zio. Tu sei Sigurd del clan del Corvo, non è vero? Figlio del saggio re Styrbjorn. Sono io. E tu cammini sulle sue terre, re Harald. Terre che abbiamo conquistato con il sangue. Lo so, e lo rispetto, poiché non sono qui contro di voi, ma per voi, su richiesta di tuo padre. Vecchia volpe. È questo il piano di cui parlava? Vi offro il mio aiuto. Con i miei guerrieri, il clan del Corvo prenderà la fortezza di Chiotve e la guerra avrà fine. È una bella notizia, Eivor. Il re errante sarà la nostra fortuna. Perché rischiare i tuoi uomini per noi, re? Tu cosa ci guadagnerai? Questa guerra tra voi e il clan di Chiotve minaccia da molto tempo i miei confini a sud. Desidero che abbia fine. Non ci sarà pace finché Chiotve è vivo. Ma c'è una grande intesa tra me e tuo padre. Questa è la nostra faida, re. Il tuo aiuto è ben accetto, ma sarò io a guidare la carica. Capisco. È una questione d'onore. Lo è. Molti inverni fa, Chiotve osò tradire i nostri padri. Infranse una pace serena e fece un massacro. Ora comprendo. Jarl Sigurd guiderà l'assalto contro Chiotve e il suo clan.
Dagli il pieno comando delle navi e dei guerrieri. Quando avrai avuto la tua vittoria, ci rivedremo ad Alrekstad. E la celebreremo insieme. I miei uomini saranno a Florli, presso la bocca del fiordo a nord-est di qui. Verrai con noi? Solo un momento. Guiderai tu la nostra nave, Eivor. Ci vedremo là e offriremo la testa di Chiotve agli dèi. Fratello, attendo questo giorno da lungo tempo. Quando affronteremo Chiotve, concedimi il colpo di grazia. Lo avrai, Eivor. Te lo meriti. Eivor, dacci una mano. Harald si è dimostrato molto generoso. Io non lo sarei. Non capisco il suo gioco. O è un povero ingenuo, o è eccezionalmente furbo. Quale che sia la verità, sento che questa guerra sta per finire. Ragazzi, due cose. Se mi vedete parlare che sono muto, sto parlando con Irene. Seconda cosa, ma solo a me, Re Arbor, come cacchio si chiama lui, mi ha ricordato un po' Thor. Non so, a me è tantissimo. Ok, e dunque un destino crudele. Ok, abbiamo completato la missione, ragazzi. Io penso di chiudere qui. Però devo trovarmi del cibo. Altri punti. Allora, aspettate. Ne abbiamo 6. Di roba ce n'è, eh. Di roba da potenziare ce n'è. Va bene così. Allora, niente, salvo e ci salutiamo, signori. Signori, anche questo terzo episodio si conclude qui. Io vi ringrazio e vi saluto. Come sempre, passate a seguirmi su Twitch perché ci sono un sacco di cose interessanti. E come sempre, ci vediamo al prossimo video. Bella!